Niente, a parte io ho accompagnato quell'imbecille di mio fratello, non so se l'avete visto, che mi ritrovo qui a leggere sta cosa di Kim Rossi Stuart, che mi sembra una grandissima cazzata. Se volete ve la leggo. Le cose sono cominciate da queste parti, dietro quel palazzo dei ragazzini. A notte rubammo una macchina, eravamo il Libano, il Dandi. Io, il Grana, sto cazzo, il povero Andreino, pure io mi chiamo Andrea, quindi mi do una bella ravanata, scusi, che ce lasciò qua la notte stessa. Era una notte di mezza, no, di mezz'estate, come questa minacciosa piena di nuvole. Chi osa, forse qua morte, notte morte, va bene, si capisce un cazzo. Doveva essere un segnale per farci capire che dovevamo stare buoni. Dovevamo stare al posto nostro e non fa la stessa fine. E invece noi abbiamo pensato che era meglio fare qua la fine piuttosto che ti branca cartellino di merda per tutta la vita. Certo, se questo è monologo, io so Pat Metheny, cioè voglio dire, ma che cazzo è sta stronzata? Scusa, abbiate pazienza, però era meglio quello di prima.